Domenica in Cristina Parodi svela. Gli ascolti sono buoni. L'edizione attualmente in onda di Domenica in è un flop. La conduttrice Cristina Parodi non ci sta e rivendica i risultati ad oggi raggiunti. Orfano dell'arena di Massimo Giletti, cancellato per scelte editoriali dell'azienda dopo 13 anni, il pomeriggio domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha visto il ritorno della versione prolungata di Domenica in, condotta dalle sorelle Parodi. Intervistata a controluce da Giuseppe Di Piazza su Corriere.it, Cristina Parodi ha dichiarato: gli ascolti sono buoni. La conduttrice ha ricevuto numerose critiche, definendole eccessive. Verrà riconfermata nella prossima edizione alla guida del contenitore domenicale. Sono numerose le voci sulla sua sostituzione. Come rivelato dal settimanale Oggi, Viale Mazzini sono già al lavoro sulla programmazione della prossima stagione televisiva. Secondo le indiscrezioni, si sta pensando di affidare la conduzione a Mara Venier o ad Antonella Clerici. L'opinionista dell'Isola dei Famosi è stata per molti anni la signora della domenica, mentre la conduttrice della Prova del Cuoco ha condotto il contenitore domenicale solo una volta. Cristina Parodi commenta gli ascolti di Domenica in è un flop. Parola di Cristina Parodi. Intervistata da Corriere.it, la conduttrice ha ammesso che gli ascolti sono buoni, e ha parlato anche della sorella Benedetta, dichiarando che i rapporti sono buoni. Dopo aver visto il suo spazio ridotto, giorni fa era uscita la notizia che Benedetta avesse lasciato definitivamente il programma, notizia poi smentita. Sembrerebbe che, dopo trattative per abbandonare Domenica in, alla fine Benedetta ha deciso di continuare fino al termine della stagione, per non incorrere a penali e rispettare gli accordi economici e il contratto in corso. Per la conduttrice del contenitore domenicale non c'è spazio per le critiche e per gli attacchi degli hater sui social. Domenica in continua a perdere la sfida contro Domenica Live condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. Nell'ultima puntata ha registrato nella prima parte il 10,99%, mentre nella seconda il 9,10%, pari a 1,595,000 telespettatori. Domenica Live, invece, ha fatto registrare il 12,46% di share nella presentazione, il 19,46% nella prima parte e nella seconda è volata al 20,55% di share, pari a 3,756,000 telespettatori. Nel corso dell'intervista, Cristina Parodi ha parlato anche delle ultime elezioni politiche, ammettendo che dalle urne è uscita un'Italia arrabbiata. In Lombardia, il marito Giorgio Gori ha perso le elezioni contro Attilio Fontana. Gli ascolti di Domenica in si risolleveranno nelle prossime settimane,